Mentre le forze russe intensificano l'offensiva sulle città ucraine assediate, aumenta ora dopo ora il numero di civili vittime del conflitto tra Kiev e Mosca, così come il numero degli ucraini in fuga dal proprio paese per cercare rifugio in Europa. In Abruzzo i primi profughi sono già arrivati e la macchina della solidarietà già avviata, con le prefetture al lavoro anche in queste ore per coordinare e gestire gli arrivi, come spiegato al nostro microfono da Giancarlo Di Vincenzo e Armando Forgione, prefetti di Pescara e Chieti, che abbiamo incontrato a margine dell'incontro. Incontro con gli studenti che si è svolto presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Galliani d'Esterlica a Chieti sul tema della Costituzione dell'articolo 21 sulla libertà di pensiero. Giancarlo Di Vincenzo, prefetto di Pescara, qual è la situazione e come la state gestendo? Ma abbiamo individuato insieme al Comune, alla Caritas, all'ASL, un primo punto dove fare uno screening, un'assistenza sanitaria, anche rifocillarli e poi. Molti hanno già un punto di assistenza, altrimenti attraverso la rete dei comuni, vediamo le parrocchie, anche i CAS delle prefetture, cerchiamo di sistemarli. È una situazione complessa, in evoluzione, ora per ora, quindi monitoriamo continuamente. I cittadini, per esempio, come possono essere anche di supporto alla gestione di questa emergenza? Ma ci sono tante iniziative che vengono curate da parte dei comuni, quindi possono fare riferimento a quelle. Armando Forgione, prefetto di Chieti. Ma guardi, noi abbiamo avuto a disposizione dalla Presidenza del Consiglio di fare un check su quello che è il potenziale dell'ospitalità presso i CAS, cioè i centri di accoglienza stranieri. Non abbiamo altre indicazioni se poterli ospitare presso privati, alberghi o altre strutture pubbliche. L'indicazione è quella, e tant'è vero che già da ieri ho cominciato con i miei collaboratori in prefettura a vedere quanti posti abbiamo disponibili e ci sono alcuni centri verso i quali possiamo ospitare anche in mattinata se dovessero arrivare, però fino ad oggi non abbiamo avuto indicazioni neanche del numero di quelli che stanno arrivando. So da notizie di telegiornale di questa mattina che stanno arrivando, ma noi come prefettura. Comunicazione ufficiale, almeno prima che uscissi, perché può darsi che in queste ore è arrivato qualcosa, non ci è dato di sapere quanti numeri dobbiamo ospitare. Però ecco, siamo pronti, questo sì, siamo pronti. I cittadini come possono subentrare, insomma, in questa macchina anche di solidarietà, al di là della parte istituzionale che appunto lei ha ben spiegato, il cittadino che magari vuole mettersi a disposizione per aiutare, cosa può fare? Ma ieri ho sentito il sindaco di Chieti che so che con alcune associazioni si stanno prodigando per poter creare una rete di accoglienza. Siamo stati sempre in prima linea per la solidarietà, credo che ci battano in pochi. Solidarietà che peraltro qua in Abruzzo io ho potuto vedere essere altissima e molto molto sentita come sentimento. Scenario geopolitico che si sta aprendo in queste ore, secondo lei che futuro ci prospetta? Non mi dispiace se mi astengo dal dare delle opinioni personali, però sono molto preoccupato, non mi nascondo che sono molto preoccupato.